Ci siamo, ragazzi. Beppe ora ci monterà i vetri davanti, gli oblò, quelli che a noi ci mancano dal pulmino. Non li abbiamo trovati quando abbiamo recuperato il mezzo, perché il vecchio proprietario aveva iniziato il restauro con un tetto originale di un pulmino normale. Ora Beppe ci metterà i quattro vetri da una parte, i quattro dall'altra e andiamo in carrozzeria. Ragazzi, oggi è un momento importante. Pulmino finalmente in carrozzeria. Dai. Davvero, quando uscirà dalla carrozzeria sarà stupendo, bellissimo. Non lo riconosceremo. Non lo riconoscerete. E allora che fa? Andiamo. Dai, andiamo. Innanzitutto, voglio dire di iniziare dagli interni. Sì. Perciò ci sono tante saldature. Provvederemo prima a pulire tutto, sgrassare il tutto, levigare e poi daremo un primer, un aggrappante, un protettivo per la lamiera. Sì. E poi con lo stucco cosa dobbiamo fare? Aspetta, poi sigilleremo tutte le saldature aperte con la pasta dedicata e poi inizieremo a stuccare i posti dove sono difettate, dove sono piccole fitte. Piccole... La pasta dedicata sarebbe? È un sigillante poliuretanico. Che è poliuretanico? E poi che c'è dentro? Pasta d'alluminio? No, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Enrico. Vabbè. Quello è uno stucco e provvederemo a usarlo dopo dove richiedono più spessori. Ho capito. Quindi adesso... Noi andiamo a fare... Puliremo tutto, sgrassiamo il tutto. No. Ci ha detto ce la sei sporcata. Dobbiamo pulire tutto e sgrassare tutto. Questo è. Dai, andiamo, via. Ma scusa, dato che ora te dai mano a me, ma perché io non posso dar mano a te? Una spalla sul palco, cosa è genere? No, eh? Siamo arrivati al momento della verniciatura, che è una fase molto, molto esaltante e interessante. Oggi in carrozzeria si usano le basi ad acqua, molto ecologiche, mentre invece una volta si verniciava la nitro. È completamente stato rivoluzionato il metodo di lavorazione, ma alla fine si otterrà il bicolore originale di questo bulli, che è la base verde e la parte superiore color panna. Certo, qualsiasi carrozziere, qualsiasi verniciatore non riuscirebbe a sortire l'effetto ottimale se non ci fosse una perfetta stuccatura. A che punto siamo, ragazzi? Perché io sono già avanti, eh. Fate il colore, mi prendete in giro, ma io ho fatto il colore. Forza, muovetevi, ragazzi. Sì, okay. Dai, c'è ancora un Siete po'. Siete lenti, vai. Lenti, lenti come delle lumache. Facci lavorare. Che pizza. Mamma mia. Vai, vuoi fare un altro po' di stucco mentre ti devi. Vai. Ora il pulmino è completamente stuccato. Bisogna lasciare asciugare lo stucco, poi va carteggiato, gli va dato il fondo e così è pronto per la verniciatura. Ma quanto mi piace la verniciatura!
Ma hanno chiamato quelli della carrozzeria? No. Chissà se si era verniciato già la... Sì, se l'hanno verniciato. Oh, ma che hai sentito il telefono? È squillato? No. No, sì. No, non l'ho sentito. Chissà se l'hanno verniciato, magari... Aspetta, forse ho sentito... Vibro. Vibra? No. 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 Buono il caffè. Buono, buonissimo. Tu credo, a modo mio. Senti, però io non ci riesco a stare qua. Io devo andare in carrozzeria, devo andare a vedere come se l'hanno fatto. Voi rimanete qua, io vado e torno. Vai, vai. Ok? Vai. Vai. L'impazzire. Però è meglio andare anche noi, perché questo faccia perché ci conviene. Andiamo. Aspetta, aspetta, finisco. Certo, ci è costata tanta fatica, però guarda che bello. Davvero? Soddisfazione, dai, soddisfazione. Veramente, veramente bello. Mi viene quasi da ridere da come è bello, perché questa volta sei stato veramente bravo. Ascolta, sono bravo sempre io. Sì. Io sono specialist. Sì, vabbè. Mauro, ma che specialist? Ma chi c'è dentro lo specialist? Sì. Questo hai fatto un bel lavoro, però una volta. Sì, però adesso sbaglio. Ma e basta, e basta. Sono bravo io, non sono più bravo io. Comincio a pensare che i veri bulli del programma siano proprio loro. E comunque siamo entrati nel vivo del restauro. Non mollateci, eh? Il bello comincia adesso, bulli e bulloni.